Dal Vangelo secondo Matteo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali della Giudea. Da te infatti uscirà il capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele». Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino, e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono, ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre. Si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Pace e bene a tutti voi carissimi amici, ancora insieme per un nuovo appuntamento con la parola di Dio. Siamo ancora nel clima pienamente natalizio. Il 6 gennaio la Chiesa ci fa celebrare la solennità dell'Epifania del Signore, cioè la manifestazione del Signore all'umanità in attesa. Entrati nella casa, si prostrarono e lo adorarono. Sto parlando naturalmente dell'atteggiamento dei magi quando giunsero al luogo dove era nato Gesù. Il Vangelo di questa solennità, che ci racconta di alcuni magi che si mettono in viaggio per trovare il bambino, a cui offrono oro, incenso e mirra, dinanzi al quale si prostrano in adorazione, ci fa riflettere su diversi aspetti attinenti ai nostri percorsi di vita spirituale. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, ascolteremo, al tempo del re Erode, ecco alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». Sappiamo bene che questo non fa piacere ad Erode, che si informò dai sacerdoti e dagli scribi sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. E loro gli risposero: «Betlemme di Giudea», ricordando la profezia: «E tu, Betlemme di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele». Erode si informa, ma ha un'intenzione ben diversa rispetto a quella dei magi, per cui fornisce loro delle notizie al fine di poter sapere dai magi, al loro ritorno, il luogo preciso dove si trovava il bambino. Erode non aveva certamente intenzione di andare ad adorarlo, ma di agire contro di lui. Le cose però non andarono secondo i piani di Erode, lo ascolteremo. I magi, avvertiti in sogno, fecero ritorno al loro paese per un'altra strada. Bene, i magi si mettono in viaggio perché cercano qualcuno. Per loro è importante compiere quel viaggio. Camminano e chiedono dov'è la persona che cercano, colui che è nato. Ma il cammino nasconde delle insidie, per cui bisogna essere attenti
e quando è necessario cambiare strada. Un po', carissimi amici, questo accade nella nostra vita. Pur sapendo quello che cerchiamo, ci lasciamo ingannare tante volte dai numerosi erodi che cercano di ammazzare la verità che è dentro di noi. Pur sapendo che Gesù è il Signore, spesso facciamo fatica ad assumere nei Suoi confronti l'atteggiamento di adorazione e far dono di ciò che siamo. Spesso, distratti dai bagliori delle cose effimere, non riusciamo a capire che bisogna cambiare strada per andare verso il centro, che è Cristo. Oggi il bambino che è nato si manifesta a noi. Non smettiamo di cercarlo e di adorarlo con una condotta di vita coerente con la fede che professiamo. Pace e bene e buona festa dell'Epifania a tutti quanti voi.